c'è un giovane sindaco di una città montenegrina che conosce bene le leggi, conosce bene tutta la burocrazia e le procedure per far sì che una città rinasca dopo un terremoto. Tanto piacere oggi essere qui, in questa città splendida. Sono molto impressionato dal punto di vista visivo e tutto questo che ho visto, anche sapendo che storicamente Aquila e Cetinje sono molto simili. Poi sono stato molto dispiaciuto anche vedere tutto questo e sono sicuro che la legge italiana, anche la politica, anche l'amministrazione pubblica e il governo italiano darà più spinto, darà più energia di vedere l'Aquila rigenerata più presto. I segnali di rinascita ci sono, lui li ha visti, perché la città di cui lui è sindaco è in un percorso che la vedrà, non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma è una città che diventerà patrimonio dell'UNESCO, quindi vuol dire che si può fare qualche cosa, è la prova lampante. Io sono sicuro che hanno una potenzialità incredibile di creare un futuro migliore. Quindi lui dice in sintesi di puntare al turismo nella storia, alla cultura e tutto ciò che è legato al concetto di cultura e storia. Ho cenato prima anche la importanza della storia di Aquila e Cetinje, e sono sicuro che esistono tanti progetti che si possono gemellare, che si possono condividere e fare insieme. C'è un percorso abbastanza importante che la Comune Cetinje ha fatto per prepararsi per entrare nel patrimonio culturale di UNESCO, facendo tutta la legislazione, facendo un dossier generale. Aquila, noi sappiamo che faceva parte dell'UNESCO, su questo possiamo trasferire le esperienze su questo campo. Da giovane sindaco, cosa consiglia in un periodo così vicino al terremoto, perché 3 anni sono pochi, possono sembrare molti ma in realtà sono pochi, qual è il consiglio che darebbe al collega aquilano Massimo Cialente? La procedura amministrativa si deve concentrare e indirizzare su accorciamenti della pratica, di usare anche i fondi che sono già stati assegnati. È quello di non perdere tempo, di fare tutto quello che si può fare, di accrociare la burocrazia e di puntare a qualità. Treba razgovarati sa vladom Italije, koja je dakle upućena u situaciju. Non dobbiamo perdere la possibilità di che popolazione se lascia l'Aquila, è importante ritornare a casa, è importante che il governo italiano con tutti gli incentivi aiuta Aquila di ricostruire la città più presto possibile, e questo come un messaggio dovrebbe essere consiglio, non solo un messaggio di velocizzare il procedimento. L'esperienza di un terremoto molto molto recente, perché è lo stesso giorno di quello che ha colpito l'Emilia, prese la facoltà di architettura di Varna in Bulgaria, è qui per dare e per ricevere un po' di esperienza. Io sono qua per aiutare e anche di condividere questo triste evento del terremoto, perché 2 ore dopo il terremoto è avvenuto in Italia e è avvenuto anche in Bulgaria. E penso che noi dobbiamo unire le nostre forze, il nostro sapere e di tutti i nostri ingegneri e architetti per poter fermare in qualche modo questi fenomeni o di migliorare anche l'architettura. Si cerca una collaborazione fra professionalità ma anche politica. Gli architetti non vanno da nessuna parte se non c'è un supporto politico vero. Praticamente dobbiamo unire tutte le forze, anche dei politici, dei architetti, dei costruttori, anche della gente, perché così possiamo fermare in qualche modo e migliorare la nostra vita.
Quanti danni ha avuto Varna? Quante vittime ha avuto Varna e come sta la sua università soprattutto? Il terremoto non era a Varna, era a Sofia, vicino a Sofia, a Pernik, la città di Pernik a Sofia, si è sentito veramente forte e ci sono dei danni, non dei crolli, ma ci sono dei danni. C'è una città, Vrancea si chiama, che è vicino a Romania. C'è stato terremoto che si è sentito tantissimo a Varna e per quello noi siamo in allerta. Domani il professore sarà all'Aquila, nel senso che andrà a visitare la zona rossa dell'Aquila. Che cosa sa lui, che cosa conosce di questo terremoto? Bulgaria... Praticamente in Bulgaria ci sono stati tantissimi reportage alla TV e hanno fatto vedere anche delle foto, anche delle video che hanno fatto vedere che tutta la città era crollata e praticamente tantissime morti purtroppo. Crede di dover cercare una collaborazione o una sorta comunque di comunicazione con l'università magari di ingegneria dell'Aquila che ha subito anche dei crolli? Cioè l'idea che si è fatto lui venendo qui qual è? Quella di cercare una collaborazione oppure semplicemente di visitare un luogo colpito da un terremoto? Siccome noi siamo stati invitati dai professori dell'Università di Venezia che sono anche qua e noi siamo venuti qua perché ci sono dei ingegneri molto importanti che stanno lavorando per questo problema e vogliamo collaborare insieme così per anche evitare certi casi dei crolli anche da noi. Siamo con l'architetto Marco Marini, la seconda volta all'Aquila abbiamo capito. Seconda volta in breve tempo. Che impressioni, domanda retorica, ma quale impressione ha avuto, quali emozioni se ne ha sentite oggi in pieno centro storico in zona rossa? Allora, il luogo è anomalo, è un'esperienza che secondo me Aquila l'ha fatta una volta, speriamo non la faccia più, ma è un'esperienza che conta, perché quello che almeno io ho visto oggi, con grande emozione, perché questo si prova, e non l'ho mai vista, l'avevo vista prima del terremoto, la sensazione è proprio quella di un grande lavoro che è stato fatto, teso a mantenere la città in piedi proprio, in qualche modo. E purtroppo sappiamo che è difficile adesso intervenire proprio perché, proprio come architetto mi consenta, non saprei proprio da dove cominciare, perché ci vuole, come spesso si sente dire, innanzitutto un'idea di città nuova, perché questo sarà, di un nuovo modello. L'opportunità è questa, quella di creare un modello che possa essere utile per altre esperienze, per altre esperienze non solo così drammatiche, ma anche di normale evoluzione di una urbanistica moderna, e quindi concepire con l'occasione quelle che sono le nuove tecnologie che aiutano a crescere in maniera democratica e responsabile, quindi evitare anche i problemi che il terremoto può aver creato in questo contesto. Noi oggi abbiamo portato qui una delegazione di Haiti, come ISCO, noi siamo un istituto di cooperazione internazionale, una ONG, di cui io sono il vicepresidente, abbiamo chiesto all'ambasciata di Haiti di mandare qui un responsabile, un delegato dell'ambasciata, è venuta la dottoressa Longo, che ha testimoniato proprio con il suo sguardo proprio l'emozione che ha provato. E anche negli incontri che ci sono stati a livello istituzionale l'emozione era notevole. Entrambe le realtà, Haiti, la capitale, Port-au-Prince in particolare. Dove lei è stato? Dove siamo stati, ma dove tutto il mondo è stato in qualche modo, e l'Aquila, hanno una realtà in comune, una possibilità in comune, che è quella su cui bisogna ragionare. Questa opportunità di concepire un diverso futuro, migliore di prima, più evoluto in tutti i sensi, e riconcepire se stessi, riconcepire proprio la ricostruzione umana, perché il problema è sociale, individuale addirittura, prima che architettonico, urbanistico, di sistema, perché si ricostruisce prima dall'uomo. Questa è la grande difficoltà, perché sono tanti gli uomini che hanno partecipato a questo dramma. Però se non si riparte dal basso, dalla base,
se non si rimotivano le persone a rimettere le mani tutte in qualunque modo a questo progetto grande, a partecipare, non solo le istituzioni che sono delegate a questo, ma proprio la società civile, sia lì come qui, ho paura, personalmente sono un progettista, ho paura che non si riesca ad immaginare neanche un po' questo grande nuovo progetto che invece L'Aquila merita di avere, perché è una città splendida che va fatta rinascere, ma da dove? Non so se mi spiego. Oggi ho avuto modo, anche in alcune conversazioni con le istituzioni, di trattare questo punto. Noi siamo abituati oramai in questo mondo evoluto a pensare che con la tecnologia risolviamo tutto. All'Aquila si è cercato di far questo, di utilizzarla al massimo, ci si è riusciti a fermare un attimo. È come un'istantanea adesso, no? Cioè abbiamo questa situazione. Una cartolina ferma lì. È lì. Ma adesso cosa ci immaginiamo? Quindi questo manca secondo lei? Manca, va bene, manca perché ovviamente è un problema molto grande. Molto grande, sinceramente non saprei veramente cosa immaginare. Ci vogliono sicuramente molti cervelli di alto livello, di alta saggezza, sapienza. Non solo conoscenze tecniche, ma proprio una visione che è più legata forse alla sociologia, alla filosofia, ad altre tematiche. Uno scatto culturale diverso dalla semplice ricostruzione? Secondo me sì, perché non è sufficiente la conoscenza che può avere un progettista o anche un grande progettista di fronte a un problema che ha tante sfaccettature, troppe. Architetto Trame? Siamo all'Aquila, lei torna all'Aquila dopo un po' di tempo perché è stato qui in una parte della sua vita. Come l'ha trovata questa città? Una domanda davvero retorica, però siamo costretti a fargliela. Io sono ritornato dopo 9 mesi di intervento all'Aquila nell'emergenza. Francamente, dopo aver riportato le persone dalle tende ad un tetto, mi ritrovo in questo momento a vedere il tutto com'era e dov'era, ahimè. Non vedo una situazione che sia cambiata nel tempo, abbiamo sostanzialmente provveduto all'emergenza, ma non siamo riusciti a dare la situazione dopo dell'emergenza. Che cosa manca allora rispetto al periodo che lei ha vissuto qui? L'emergenza è stata una corsa continua, probabilmente contro il tempo, per cercare di fermare una sorta di emorragia. Poi dopo si è bloccato tutto. Perché secondo lei? Che cosa pensa? Cioè qual è il motivo per cui, o i motivi per cui L'Aquila si è fermata al posto emergenza? Io penso che L'Aquila si è fermata all'emergenza perché, seppur nel voler fare tutto e di più nel momento dell'emergenza, non si è pensato poi ad una politica programmatoria che creasse delle procedure in modo tale che poi la ricostruzione potesse andare per sistemi di protocollo. Quindi la burocrazia, siamo sempre lì? Assolutamente sì, non c'è stato un ente e una volontà snella di affrontare il problema in termini rapidi, e quindi questo ha portato ad un aver ingessato la situazione. Perché secondo lei ci si è fermati sulla burocrazia? È un problema, forse una domanda magari un po' complicata, ma è un problema politico? Cioè c'è forse una volontà, non so, ci si è resi conto che probabilmente oggi non siamo in grado né a livello nazionale né a livello locale di ricominciare a rifare la città per davvero? Oppure la burocrazia si ferma perché deve fermarsi così per natura? È politico il problema o è proprio di natura, è strutturale? Allora io ritengo che al di là di tutto ci sia anche una situazione per cui la nostra forma mentis si è creata in situazioni per cui non si vuole operare nell'onda di risolvere i problemi velocemente. Si è voluto creare tutta una sovrastruttura in modo tale che poteri forti, forse in qualche modo, possono aver condizionato quello che poteva essere una situazione semplice e una situazione razionale per risolvere i problemi di questa popolazione. Io ho vissuto il terremoto del Friuli
siete una popolazione assimilabile ai friulani, perché siete una popolazione forte, mi consenta il termine, montanari, e quindi persone che si danno da fare. In qualche modo vi si differenzia dai friulani, perché a un certo momento la ribellione dei friulani è stata tale per cui, al di là dei condizionamenti diciamo a livello statale, hanno voluto prendere in mano la situazione e hanno governato il sistema. Probabilmente i tempi qui non sono ancora maturi. Non lo so, forse ci vorrebbe quello scatto di orgoglio che il popolo friulano c'ha.